nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Saluto tutti voi presenti con affetto e anche con un grazie per la vostra presenza. Saluto i sacerdoti, i diaconi, abbiamo anche il nostro sindaco, quindi salutiamo e ringraziamo anche ad altri rappresentanti delle istituzioni. Ma un saluto particolare anche da parte vostra e innanzitutto da parte mia a Don Augusto. È sempre il Signore che ci chiama a celebrare il suo amore attorno all'altare, i suoi doni, in particolare il dono di suo figlio, il dono della sua parola, il dono del suo corpo. Ma oggi celebriamo anche un altro dono, è il dono della presenza di un sacerdote, di un cammino fedele lungo mezzo secolo, e questo è molto bello. È appunto un corale grazie a Dio per questo tipo di presenza. Ecco, chiediamo al Signore proprio in questa giornata in cui anche come tanti sacerdoti e diaconi sono qui davanti a voi, di poter noi recuperare la bellezza che ci fa essere fieri e felici, contenti di essere al servizio di Dio. E a voi anche così di essere il sostegno, l'aiuto, perché ogni prete, io credo lo potrebbe dire Don Augusto, ma lo possiamo dire ognuno di noi, noi siamo cresciuti con la gente, noi siamo cresciuti con la comunità. Noi è vero, abbiamo avuto un primo grembo che forse è stato la nostra famiglia, lì è nata la nostra vocazione, è stato il nostro primo seminario domestico, poi c'è stato il seminario, ma poi c'è la comunità alla quale noi siamo mandati e quella comunità ci aiuta a crescere nel nostro sacerdozio. E anche per questo che allora, se voi dite grazie a Dio, anche noi e anche Don Augusto in questo momento dice grazie a tutti voi per le tante occasioni che avete potuto offrirgli per la sua crescita nel suo sacerdozio, nel suo servizio e donazione a Dio. Fa, o Signore, che il sì che Don Augusto ha pronunciato 50 anni fa e continua a ripetere ogni giorno sia di esempio nella vita di tutti noi, ognuno nella propria vocazione. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, come gruppo vincenziano, di averci dato il dono di essere guidati nel nostro cammino di volontariato dal nostro assistente Don Augusto, e ti preghiamo ardentemente affinché possa ancora esserci vicino per incoraggiarci, consigliarci, affiancarci per tanti anni ancora. Preghiamo. Perché tutti noi possiamo conservare e vivere tutte le testimonianze belle che in questi 50 anni abbiamo vissuto nelle parole e nei gesti di Don Augusto e di tutte le persone che lo hanno affiancato. Noi ti preghiamo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Benedetto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del Babbo e la Mamma e di Don Massimo, il mio padre. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi un segno di pace. Amen.
riesco a dire molte cose. Grazie sicuramente di tante manifestazioni di attenzione che devo tenere nei miei riguardi, le tante lettere che sono arrivate. Veramente, se le mettessi insieme farei un bel libro di ricordi, tante lettere. Una frase mi ha colpito, la voglio dire, perché è stata un po' la mia vita, secondo me, no? Riprendendo la frase di Papa Francesco, il nome di Pizzi l'ha scritto: ti amiamo perché sei sempre puzzi di, perché sempre puzzi di pecore. Sono contento! Dicevo, ecco, quando si fanno le nozze d'oro, lo sposo guarda la sposa, vede un po' di rughe, e anche la sposa guarda lo sposo e vede un po' di rughe, però le rughe non rendono brutta la sposa, la rendono più bella. Ecco perché io amo la mia sposa più di prima, questa sposa che è la mia comunità, no? Però stasera, facendo la processione, ho due rughe che non mi hanno fatto dormire queste notti, due rughe pesanti sul volto della mia sposa, e sono le famiglie disagiate, sia materialmente ma soprattutto moralmente. Le coppie che scoppiano sono le mie rughe che non riesco ad accettarle. L'altra ruga pesante è la malattia. Io stasera passerò con la Madonna sotto le case dove so che sono gli ammalati, non mi fermerò, ma certamente avrò un pensiero particolare. Non portiamo a spasso la Madonna. Lei stasera ci prende in braccio sotto le nostre case. Lei si fermerà ad accarezzare, ad asciugare le lacrime degli ammalati, di chi soffre. Ecco, noi questo, stasera faremo questo gesto. Portiamo la Madonna e lei si ferma ad asciugare le lacrime. Ho detto, non è la mia festa, è la festa del sacerdozio, della vita consacrata. È la festa del parroco. Il parroco è colui che accarezza, come abbiamo detto nella lettura, gioisce, cammina, soffre, abbraccia, asciuga le lacrime. Questo è il parroco. Ci ho provato, so se ci è riuscito. Grazie comunque. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi doni la sua misericordia, rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Zona ci fermiamo sempre perché è la zona che ci ricorda un passaggio difficile. Da qui spesso si va alla Capretta, per la città eterna, la città in cui accoglie i nostri spogli mortali. Ricordare, io ho i miei genitori, li ho ricordati durante la messa, papà e mamma, a cui devo molto perché grazie a loro sono sacerdote. Ho ricordato Marzio, mio parroco, che mi ha accompagnato nella mia vocazione, e poi ognuno di noi c'ha qualcuno, no? Adesso ognuno di noi in qualche secondo si ferma. Lui sa chi raccomandiamo, lei sa, ha le braccia aperte, ci aspetta lì, l'ha accolto già i nostri morti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace, Santo. Rendiamo gloria al Signore, a Maria Santissima, proprio con quel gesto che ci fa più carichi. Una per Maria, le candele alte, tutti, vediamo, la luna si ferma a contemplare questo, guardate che luna piena, ci guarda, ci ammira, perché è uno spettacolo straordinario stasera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria del Camino, prega per noi. Proseguiamo verso la Chiesa.
Allora vi ricordate quando per maggio la processione è stata fatta, tutti preoccupati? Dico, non preoccupate, perché la Madonna mi ha telefonato, mi ha detto guarda che il 5 maggio non si fa perché faccio piovere, perché la voglio fare questa manifestazione di fede il giorno del tuo 50esimo, il 27 giugno. È vero, viva Maria, alte le luci. Che bello, dicevo, che meraviglia, la luna che si è incantata a guardare questa manifestazione di fede. Grazie, grazie veramente cari amici di questa grande manifestazione di fede. Tanto io aspetto se arriva il vescovo con lei accompagno, non è che il nostro vescovo, beh, io un applauso lo farei al vescovo, perché solo per me l'hai fatto. Bene, anch'io ho sperimentato un bel cammino di silenzio, di preghiera, eravamo molti, è la prima volta che partecipo a questo momento, è un momento molto bello, poi nel nome di Maria e anche al termine, non al termine ancora, ma nel cuore di una serata in cui abbiamo ringraziato il Signore per tante cose, ma anche per il sacerdozio di Don Augusto. E allora chiudiamo con una benedizione: il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Devi aggiungere. Grazie. Grazie al comitato che l'ho spremuto fino all'ultimo. Il primo luglio il comitato ci lascerà. Però gli ho chiesto, fammi un altro sforzo fino al prossimo anno, vediamo se mi ascoltano. E allora al mio comitato, a cui devo molto, 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 non solo io ma a tutta la comunità, un applauso grande al comitato che si è prodigato veramente per questa festa un po' particolare. Grazie. Buon divertimento con Soranna. Adesso la Madonna rientra in chiesa, chi vuole può entrare. Nel frattempo chiedo agli uomini del comitato di predisporre le sedie velocemente qui davanti.